hanno giocato circa 750 milioni di persone dal 1935, anno in cui Charles Darrow, un ingegnere disoccupato, lo registrò, dando vita di fatto al più giocato gioco da tavolo della storia. Oggi il Monopoly compie 80 anni. In realtà il meccanismo di base del gioco era stato ideato nel 1903 da una donna, Elizabeth McGee, la quale inventò l'antenato del Monopoly, The Landlord's Game. In Italia uscì in pieno regime fascista e i nomi delle vie erano quelle della Milano dell'epoca. Dopo la caduta di Mussolini, alcuni nomi, come Via del Fascio, vennero sostituiti con altri più neutrali. Da allora il gioco è rimasto praticamente inalterato nella struttura di base. Per quanto riguarda i nomi di vie, larghi, piazze, giardini e parchi, invece, le modifiche rientrano nelle personalizzazioni nazionali del gioco. Atlantic City per gli Stati Uniti, altre capitali come Londra, Parigi, Berlino. La versione ultima italiana prende liberamente spunto da Milano. Molte negli anni le edizioni speciali prodotte, tante neanche disponibili in Italia. Nell'estate 2009 è avvenuto infine anche il lancio di Monopoly City Streets, gioco su internet che sostituisce la classica plancia con le mappe di Google Maps, ma l'evoluzione high-tech non potrà mai sostituire l'emozione di aggiudicarsi Parco della Vittoria.